Abbattimento di muri divisori tra classi per ampliare la capienza delle aule per la distanza di sicurezza, allestimento e sistemazione di ulteriori spazi didattici interni alle sedi scolastiche, aule al polo museale Santo Spirito che sono di proprietà comunale, 6 aule dell'Umberto I, la scuola media, nei locali all'interno del Parco delle Arti Musicali che invece è di competenza provinciale, operazioni di sanificazione per tutti i plessi scolastici, locazione di locali privati, siti in via Piave già utilizzati ad attività di ludoteca e centro estivo minori per essere destinati al trasferimento e alla sistemazione della scuola di infanzia Sant'Antonio, costo 2.500 euro al mese. Messa a disposizione utilizzo dei locali del foyer Alfredo Cohen del Teatro Fenaroli per attività di centro estivo condotto in rapporto di convenzione con il comune per il periodo fino al 30 settembre 2020. Riorganizzazione della mensa scolastica con il consumo del pasto sul banco all'interno dell'aula, con modalità di servizio multiporzione prestato al tavolo. Costo dell'adeguamento Covid per il comune di Lanciano 167.980 euro. Conferenza stampa questa mattina all'interno del plesso di Eroi Ottobrini con i tecnici, il sindaco e l'assessore Verna. Iniziato i lavori di edilizia leggera che riguardano le scuole del comune di Lanciano, in particolare qui siamo all'interno degli Eroi Ottobrini, ma gli stessi interventi si stanno svolgendo contemporaneamente alla Mazzini, a Principi di Piemonte e all'Umberto I, oltre che in altre scuole più piccole. Io penso proprio di sì, ce la faremo, questo è stato da subito l'obiettivo della nostra amministrazione comunale. Quello per cui ho lavorato come assessore ai lavori pubblici e alla pubblica istruzione, certamente abbiamo dovuto fare, diciamo, un tour de force all'inizio, e quindi parlo di maggio-giugno, non eravamo, diciamo, pienamente coscienti di come intervenire, ma perché anche a livello nazionale, insomma, non c'erano ancora norme e informazioni chiare. Comunque noi da subito siamo partiti già da maggio a incontrarci con i dirigenti scolastici, ci siamo confrontati con loro, quindi a giugno siamo riusciti a elaborare progetti validi che sono stati immediatamente finanziati e che oggi appunto ci permettono di intervenire, io dico in maniera tempestiva, chiudendo i lavori sicuramente da qui a 2 settimane al massimo, quindi per il 14, nel caso di Lanciano per il 15 di settembre. Lo slogan "la scuola a scuola", coniato qui a Lanciano dal mio assessorato, diventerà sicuramente realtà. Parlava prima di 750.000 euro, questi sono il frutto di 160.000 euro che noi siamo riusciti ad avere dal MIUR attraverso i fondi PON, destinati appunto alla progettazione e ai lavori cosiddetti di edilizia leggera. Sono il frutto di ulteriori 300.000 euro che nella programmazione del bilancio 2019 avevamo, ho voluto che si inserissero all'interno appunto del nostro bilancio per la messa in sicurezza di alcune scuole e che oggi, come dico, ormai da settimane ci tornano utili perché se anche programmate un anno fa e se anche non andavano un anno fa nella direzione anti-Covid, oggi sono utili perché stiamo facendo lavori diciamo all'interno di molte scuole che comunque ci garantiranno la riapertura delle stesse in sicurezza, perché poi bisogna pensare soprattutto alla riapertura delle scuole, sì, ma nel rispetto della norma e quindi rientrare in sicurezza. E poi ci sono altri 280.000 euro, frutto di una variazione di bilancio, di una serie di economie fatte con il settore pubblica istruzione, e che ci garantiranno la fornitura di beni e servizi, quindi di arredi, quindi della sanificazione, quindi della pulizia, quindi del servizio mensa, quindi del servizio trasporto, per far sì che si torni a regime in scuola in una situazione di pre-Covid. Ecco, dove saranno dislocati gli alunni, appunto, del polo museale? Insomma, ci spieghi un attimo come funzionerà? Sì, nella maggioranza dei casi con questi interventi di edilizia riusciamo a garantire la ripresa a scuola all'interno delle stesse scuole, cioè nei luoghi didattici deputati, anche magari recuperando spazi che fino a qualche giorno fa, fino a qualche settimana fa non erano aule, quindi parlo, non lo so, dei laboratori piuttosto che degli spazi destinati al servizio ristorazione e mensa.
E poi ci sono però delle situazioni particolari, uno per tutti potrebbe essere quello dell'Umberto I, dove abbiamo trasferito in un luogo comunque a norma all'interno del Parco delle Arti Musicali, abbiamo trasferito 6 classi di scuola media dell'Umberto I e l'infanzia Principe di Piemonte, l'infanzia Sant'Antonio, che invece verrà ospitata per il prossimo anno scolastico in via Veneto all'interno di una ludoteca che il comune, ecco, grazie a quella variazione di bilancio, ha potuto affittare in termini di locali per ospitare la scuola dell'infanzia.